Buonasera cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo presso la trattoria da Corrado, di Corrado Ferrari qui a Marinella di Sarzana per la festa di fine anno del pedale sarzanese, la società spezzina che rinata dalle ceneri come la Fenice qualche anno fa, poco prima del Covid, proprio quando arrivò il Covid loro non dissero ci fermiamo, ma fu quella volta nel agosto del 2020 la gara a Fosdinovo, gara fuori strada, da lì sono cresciuti, sempre di più, siamo arrivati a 64 atleti tesserati tra giovanissimi, esordienti, allievi. Siamo arrivati ad avere diversi istruttori sia per la mountain bike che poi da qualche anno si sono buttati anche sulla strada anche nella categoria esordienti. Un connubio, il prossimo anno gli atleti esordienti e allievi passeranno nelle società del Casano, la società proprio storica per quello che riguarda la categoria juniores e che organizza il giro della Lunigiana e che il prossimo anno quindi sarà ovviamente loro tesserati gli atleti esordienti per quello che riguarda, anche perché c'era voglia di fare la categoria esordienti. Presente alla festa anche Mannelli, responsabile della revisione dei conti della Federazione Ciclistica Italiana e della Regione Liguria della Federazione Ciclistica Italiana, anche Giacomo Cozzani che ha due figli che corrono. Praticamente quest'anno Federico è stato trionfatore del trofeo Maionchi a Chiesa Nuova Uzzanese, l'altro invece corre con alla corte di Massini nel Gragnano, quindi una famiglia legata al ciclismo. Con queste parole noi vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi per questo servizio. Simone Mannelli, responsabile della revisione dei conti della Federazione Ciclistica Italiana, ormai è un abitué qui per la festa di fine stagione di una società storica con il pedale sarzanese, un gruppo rinato, giovane ormai da diversi anni, che dobbiamo dire riesce a portare tantissimi tesserati a quello che è la Liguria. Assolutamente sì. Innanzitutto sono amici, poi mi prendo anche una piccola fetta del merito di questo successo, perché i ragazzi si allenano nella pista dell'ex Sottomelara, in cui avevo dato un contributo importante per ottenerla, prima come comitato provinciale e poi l'abbiamo, diciamo così, è stata assegnata a loro visto che era l'unica società che andava. È una gioia vedere tanti bambini, anche perché mi riporta quando ero bambino io che facevamo le feste, era veramente una festa. Una società importante per la Spezia, per la Liguria, ma anche a livello nazionale, perché ha circa 60 tesserati e soprattutto dal prossimo anno faranno il salto nella categoria esordienti insieme al Casano, quindi danno continuità a un percorso iniziato da pochi anni che però sta dando grandi risultati. Tra l'altro possiamo dire anche organizzativamente parlando portano sempre il massimo impegno. Quest'anno c'è stato anche, oltre alla gara ovviamente classica che organizzano a Fosdinovo, anche nel territorio ligure, la gara in una pista che è stata, diciamo, ritrovata, riscoperta prima negli allenamenti e poi hanno detto perché non, grazie anche alla famiglia Penna, non facciamo una gara lì. Sì, quest'anno si sono spostati anche nell'attività giovanissimi su strada, che è un risultato importante nell'ottica della multidisciplinarietà. Abbiamo un impianto nel comune di Vezzano Ligure che è stato fatto diversi anni fa, ma all'epoca era all'avanguardia e ancora ad oggi è all'avanguardia. Anche con l'amministrazione di Vezzano Ligure abbiamo un ottimo rapporto che ha permesso di far fare attività ai ragazzi sia a livello di allenamento che anche a livello di gare. Il prossimo anno cercheremo di dare anche tutta la provincia della Spezia, dare una mano per fare anche qualche manifestazione in più. Ecco, si parla di una società come questa che è cresciuta, è partita all'inizio mountain bike, qualche iscritto, siamo arrivati a 60, pensiamo, nei giovanissimi. Si dice sempre che il problema in federazione mancano i numeri, però loro, a dimostrazione che partendo dalla mountain bike, dal fuoristrada, riescono veramente a tirar fuori veramente il divertimento, quello che è veramente puro del ciclismo. Ma i numeri non è che mancano, rispetto a qualche anno fa i numeri sono divisi diversamente, perché a Spezia non ci sono mai stati 60 giovanissimi neanche quando c'erano tre società o quattro, adesso ci sono, fanno attività in fuoristrada. Il problema, fra virgolette, vero, quello che dobbiamo riuscire a risolvere, ma non a livello spezzino, a livello nazionale, è il passaggio nelle categorie superiori per evitare che ci sia tanta dispersione e cercare che qualcuno di questi ragazzi inizi l'attività su strada, che poi a livelli, diciamo così, da esordienti in su comunque
è gratificante altrettanto. È chiaro che per un bambino di 8 anni fare attività in un parco protetto, in mezzo alla natura, è più bello, è più salutare e meno pericoloso soprattutto. Però poi bisogna trovare il giusto compromesso per passare poi alla strada, chi vuole passare alla strada naturalmente. Corrado Ferrari della Trattoria da Corrado. Già l'anno scorso avevo ospitato il pedale sarzanese, quest'anno ha rinnovato questo connubio con la società spezzina e possiamo dire grande successo. Sì, sì, siamo felici di questo connubio, di questa partecipazione, soprattutto per i ragazzi che ci teniamo in maniera particolare a farli crescere in un mondo sano. Lo sport è un mondo sano. Io vengo dal mondo del calcio, da calciatore, poi da 10 anni da presidente, quindi i bimbi sono sempre stati la mia passione, insomma, di quello che ho sempre fatto in virtù di quello, di far crescere i bimbi in maniera sana, dove si può, quando si può. Quindi il ciclismo è una passione di famiglia, è una passione che ci portiamo avanti da sempre, e quindi se si può dare una mano, in questo momento possiamo, la diamo. Quindi possiamo dire che da calciatore, presidente e poi è arrivata questa passione per il ciclismo, che comunque ci ha detto viene dalla famiglia. La passione c'è sempre stata per il ciclismo, anche se poi io la bicicletta per me era un po' troppo, mi piaceva più giocare a calcio come la maggior parte dei bimbi, però poi non ero capace di giocare a calcio, però la grande passione, la grande voglia mi faceva comunque partecipare, e poi tanti anni da presidente, 10 anni, quindi... Il ciclismo è la passione di famiglia invece, tutti abbiamo avuto questa passione, siamo stati un po' in tutto il mondo a vedere i campionati del mondo, a vedere il Tour de France, tante gare del Tour de France, il Giro d'Italia non se ne parla, quindi è una passione quella di famiglia. Siamo con Salvatore Comone, uno degli istruttori per quello che riguarda la categoria esordienti ed allievi. Un gruppo abbastanza folto, un allievo del secondo anno, due o tre del primo anno, poi alcuni esordienti. Siete riusciti veramente a far appassionare sempre più questi ragazzi al fuoristrada? Si parla sempre poco di questa disciplina, che voi non c'è stato l'abbandono come tante volte succede dalla categoria giovanissima alla categoria esordienti, ma siete sempre riusciti e l'hanno amata anche loro. Sì, certo. Poi a questi ragazzi siamo particolarmente affezionati perché praticamente sono con noi da 5 anni, quindi diciamo che l'abbiamo visti bambini e ora li vediamo ragazzi. E ora nei prossimi anni li vedremo indossare altre maglie. Per noi insomma è una cosa che ci emoziona parecchio. Speriamo dai che possano continuare a pedalare. La passione certamente l'abbiamo trasmessa, quella ce l'hanno sicuramente. Dai, vediamo, siamo fiduciosi. Ecco, andando un po' più nel dettaglio, anche per spiegare ovviamente alle persone che non lo sanno, quando si parla di allenamenti, preparazione per quello che riguarda la strada, ormai quasi tutti sanno su per giù come funziona, ma andare a lavorare su un percorso fuori strada, quindi dover preparare una stagione fuori strada, totalmente differente. Assolutamente sì, sono d'accordo. Diciamo che la mountain bike è uno sport diverso, si tratta sempre di pedalare, ma comunque è una disciplina che comporta uno sforzo anche superiore secondo me alla strada, però è certamente propedeutico anche alla strada, ecco. Non so se è vero il contrario, non so se chi fa strada può fare mountain bike, certamente chi fa mountain bike abbiamo verificato che magari sarà carente nella tattica, sarà carente nello stare nel gruppo, però certamente è abituato alla sofferenza, perché comunque la mountain bike è salita e poi sviluppa una notevole tecnica. Tutti i nostri ragazzi infatti sono molto abili nel guidare la bicicletta, perché certamente la mountain bike ti dà questa cosa in più, senza dubbio. Ecco, sappiamo che ovviamente dovrete salutare, lo hai detto te, no, i vostri ragazzi, perché indosseranno altre casacche, però dalla premiazione di questa sera ho visto un legame particolare, lo hai detto te, sono insieme con voi da quando praticamente siete rinati e quindi 5 anni, erano dei giovanissimi, adesso li vedete così, un po' di commozione c'è stata. Guarda, io sono grato a questi ragazzi perché sinceramente un po' mi commuovo anche a parlare di loro, perché nonostante una differenza di età importante, devo dire, mi hanno fatto sentire, mi hanno dato l'amicizia, è una cosa incredibile, a parte l'affetto, proprio l'amicizia, ed è, insomma, quando si parla di mezzo secolo di età di differenza, avere degli amici insomma così piccoli, sì dai, mi mandano messaggi, mi chiamano, mi chiedono consigli, beh, ti cercano, salva di qua, salva di là,
dai, per me è stata veramente una bella esperienza. Siamo con Daniele Della Tommasina, sappiamo ovviamente del tuo impegno, quello che è ovviamente con la società Cassiano, qui però con una società, quella del Pedale Sarzanese, una società giovanile, veramente il grande impegno che ci mettono è tanto, sappiamo che dal prossimo anno sarai anche te legato un po' a questa società, diciamo così, seguendo quello che sarà poi i loro esordienti che un po' passeranno a voi. Sì, esatto, come hai detto tu, giustamente l'impegno del Pedale Sarzanese era giusto che venisse premiato e fosse data continuità a questi ragazzini che si impegnano quotidianamente, permettendogli appunto di proseguire la loro carriera, il loro sogno, quello di diventare magari un giorno dei nuovi atleti professionisti, di Nino Schurter, di Tadej Pogačar o chissà chi ancora. Io ho questo incarico appunto di collaborare insieme allo staff tecnico nella preparazione atletica, negli allenamenti, soprattutto appunto nella categoria esordienti, e cercherò di dare il mio contributo come ho sempre fatto. Ecco, qualcosa sempre in più, no, per il Cassiano, che sappiamo già del prossimo anno, della collaborazione che si è stata fatta con lo Stabia, e poi ovviamente questa, si va da più piccini, perché probabilmente se non c'è la base, come si dice sempre, non c'è neanche il futuro, Daniele. Esatto, hai detto bene. Se non hai la base, domani non avrai neanche categoria juniores, non avrai categoria dilettanti, non avrai nulla, e quindi è giusto coltivare, se possiamo usare questo termine, che rende bene l'idea, e quindi è giusto proseguire questo loro cammino, portandoli possibilmente a mantenerli nella provincia di La Spezia, Massa Carrara, e dargli una speranza ulteriore per loro. Via. Ecco, parlando ovviamente più nello specifico della categoria juniores, ormai è diventato discorso che si è detto tante cose su questa cosa del fatto dei ragazzi presi e portati al professionismo dalla categoria juniores. E te che ormai la vivi da diverso tempo, come la vedi? E magari è meglio una società satellite, come stanno nascendo sempre di più, si può crescere meglio fuori dall'Italia, oppure c'è ancora qualcosa? Ascolta, io è già qualche anno che lo sto dicendo che purtroppo il ciclismo è cambiato, d'altronde anche negli altri sport, come avrei notato nel nuoto, nella ginnastica e altri sport, il livello è altissimo già fin dalle categorie giovanili, quindi per quale motivo non potrebbe essere così anche nel ciclismo, no? È vero che i ragazzi juniores sono ragazzi che frequentano ancora la scuola e quindi sarebbero messi forse un po' più in difficoltà. Però atleticamente sono dotati, lo vediamo con i numeri, e sono convinto che comunque la strada non sia proprio del tutto sbagliata. Quindi magari farli passare direttamente dalla junior al professionismo, no. Però non per questo non possono essere formati, allenati, per un domani, magari in giro di un anno o due, a diventare dei professionisti. Questo sicuramente sì. Siamo con uno degli istruttori del Pedale Sarzanese, Lorenzo Tampolini. Insomma, la mountain bike, questo mondo, questi ragazzi che vediamo divertirsi veramente, voi li seguite giornalmente, qual è veramente, qui vediamo un grandissimo gruppo che si appassiona e che vive lo sport veramente come se fosse un divertimento. Secondo me hai detto la parola chiave quando hai detto divertimento, perché la mountain bike, il ciclismo, la bicicletta è fatica, quello si sta e da lì non si scappa, però la mountain bike ha quella componente ludica, quella componente divertente che può dare una motivazione in più, soprattutto quando si è così giovane, quando si è come i nostri ragazzi che si parte dai 5-6 anni, quindi sono veramente dei bambini o delle bambine ovviamente. Questa cosa qua del divertimento può essere uno stimolo in più, secondo me è quello che fa la molla, scattare la molla di farli avvicinare ancora di più a questo sport, a questa attività. E poi un altro vantaggio a parere mio della mountain bike è che si fa fuori dalla strada. Oggigiorno sappiamo che il traffico, che c'è la difficoltà che ci sono anche ad allenarsi su strada, quindi il fatto di poterlo fare al di fuori dalle strade magari può essere anche una facilitazione forse in questo senso, quindi un qualcosa che avvantaggia la mountain bike, che attira così tanti ragazzi e ragazze giovani. E poi soprattutto l'incoraggiare e non ovviamente ostentare per forza il successo di una gara, però lì vi ho visto tante volte alle gare incitare tutti, dal primo all'ultimo, da chi era primo a chi era magari più staccato, questo è anche il segreto. Beh, quello deve essere la base per forza, quando si parla di sport, dovrebbe essere sempre nello sport, però a maggior ragione quando si parla di sport giovanile, basta che ci guardiamo intorno, i ragazzi nostri sono dei bambini, quindi per forza come si fa? Bisogna, anzi, ancora di più bisogna incitare e incoraggiare chi magari rimane appena indietro rispetto a chi è più avanti, insomma.
Francesco Del Chiaro, altro istruttore per la mountain bike del pedale sarzanese, sei entrato in questa società, se non sbaglio, poco più di un anno fa, possiamo dire, quindi ti sei gettato subito con le nuove leve, con questi ragazzi giovani. Come ti sei trovato all'inizio? All'inizio è stato interessante perché venivo dall'enduro e non sapevo quanto bravi potessero essere dei ragazzetti a fare mountain bike, cross country. Mi hanno sorpreso, in una settimana ho capito di avere a che fare con dei semiprofessionisti, dai più bravi, cioè dai più piccoli, i bianchi, fino anche ai blu, i verdi, quelli che tengo adesso, una gioia infinita. Poi sono forti, 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 tanto forti, a pedalare, a scendere e soprattutto hanno la passione, quella è la parte penso sia più importante di tutta la questione, che hanno la passione per la bicicletta. E questo è giusto da portare avanti, da annaffiare tra virgolette, perché è giusto farli crescere con questa passione e fargli capire che può diventare uno stile di vita, non solo uno sport per gareggiare e ottenere risultati, ma anche proprio un modo di vivere. Ecco, tu venivi dall'enduro, è una pratica che sta sempre di più prendendo piede, l'enduro, una disciplina anche particolare, è un settore fuoristrada ancora un po' sconosciuto. Ti sei gettato invece in una cosa che probabilmente anche come preparazione è diversa. Assolutamente sì, è molto molto diversa e anzi è la cosa che mi ha un po' stimolato. Essendo giovane io devo imparare tanto e voglio imparare tanto perché questo deve essere il mio lavoro. Vedere i ragazzi e capire quanto tanto si impegnassero per la pedalata, per i tempi, per la fatica, per tutti questi allenamenti qua, mi ha fatto un po' capire che c'è anche questo ambiente serio qua, cioè nell'enduro sei un po' più alla mano, un po' più alla buona, un po' più avventura, qua invece è proprio un impegno, cioè è una scuola di mountain bike, gareggi, hai dei circuiti di gara, hai amici, compagni, avversari, è una cosa un po' più profonda, un po' più seria. E in questo apprezzo tanto tanto i ragazzi perché lo capiscono, ci si impegnano e hanno dedizione in tutto questo qua. Due mondi diversi, ma in questo mondo qua loro vedono un futuro, vedono un impegno, ci tengono tanto, che siano dai genitori spinti o anche loro stessi che prendano la voglia di diciamo prenderla molto più seriamente che solo una passione. Siamo con Ivan Sagnari, uno dei dirigenti del pedale sarzanese. Sembra ieri che siete rinati, no, dalle ceneri come una fenice nel 2019, poi c'è stato il Covid che un po' sembrava fermarvi, ma invece voi proprio nel periodo di pandemia andavate avanti con la gara di Fosdinovo, poi piano piano c'è stato l'anno che avete organizzato, se non sbaglio, 3-4 gare e poi quest'anno il ritorno anche di una nuova pista. Qual è il segreto, Ivan, di questo pedale sarzanese? Ma il segreto secondo me è anche un po' l'entusiasmo dei bimbi, no? Perché poi quando cominciano ad arrivare dei bimbi si trascinano dietro anche altri bimbi e sicuramente l'aver puntato subito sulla mountain bike ha fatto sì che noi ci siamo fatti una base di bambini e poi una parte di questi ha portato altri bambini e questo gruppo di bambini qualcuno ha chiesto di fare anche strada, quindi abbiamo trovato un istruttore che facesse strada, hanno visto quelli che facevano strada, hanno portato gli altri bimbi che facevano mountain bike insieme a loro e alla fine siamo arrivati sia sulla strada una quindicina di bimbi e poi con la scuola di mountain bike una sessantina di bambini, quindi ora diciamo la società si è dovuta anche un pochettino strutturare e, però insomma siamo contenti, dai, stiamo riuscendo a fare due attività, quindi l'importante è che insomma andiamo avanti. Ecco, hai parlato prima, no, del fatto della strada. Voi negli ultimi anni non avete cercato di dire no, noi facciamo solo fuoristrada, ma avete incoraggiato quei ragazzi che volevano farlo con appunto un istruttore che si occupasse di loro per quello che riguarda la strada, quindi anche questo probabilmente un piccolo segreto, il non dire siamo solo una società che facciamo fuoristrada. Ma allora sì, allora discorso che la base è il fuoristrada, quindi quando un bimbo arriva da noi gli diciamo subito che deve fare mountain bike, perché facciamo mountain bike per imparare la tecnica. Poi dopo un po' lo vedono anche dai social che una parte fa strada, quindi se vogliono gli cerchiamo la bicicletta e gli facciamo provare. Il segreto secondo me è che non li obblighiamo ma sono loro che poi alla fine dicono di provarla.
quindi poi comunque il ciclismo è fatto sia da mountain bike che da strada. Viviamo in una zona dove c'è una forte tradizione sulla strada, abbiamo la fortuna di avere a disposizione due piste, una a Bottagna e una a Castelnuovo Magra, quindi rispetto anche ad altre società bisogna anche un po' sfruttarla questa fortuna, no? Perché se no è inutile che ci lamentiamo che i bimbi non vanno in bicicletta perché non ci sono gli spazi, no? Noi che li abbiamo è giusto che li utilizziamo. Ecco, poi parlando, quest'anno avete fatto per alcuni anni il salto nella categoria esordiente da allievi, lo avete fatto con i colori del pedale sarzanese, dal prossimo anno stasera li avete salutati, i vostri ragazzi, un po' di commozione perché li avete cosiddetto cresciuti voi, ma dal prossimo anno saranno con un'altra squadra in collaborazione sempre con voi. Sì, allora noi abbiamo deciso che avevamo tantissimi bimbi, che bisognava concentrarsi sinceramente sugli giovanissimi per poi avere una collaborazione con gli esordienti e gli allievi. Avevamo la vicinanza del Casano che voleva fare gli esordienti e da lì è nata l'idea di appoggiare a loro gli esordienti, verranno tesserati con loro, ma visto che i ragazzi vogliono fare anche mountain bike, noi continueremo a gestire gli allenamenti di mountain bike e a portarli alle gare di mountain bike. Questo per dare la possibilità ai ragazzi di fare multidisciplina e nello stesso tempo di utilizzare anche l'esperienza del Casano, che sicuramente è una società che ha più esperienza di noi, ha i tecnici, si avvale della collaborazione di Daniele e della Tommasina, quindi diciamo che è stato fatto un passo avanti anche per i ragazzi, non indietro.